Quanto è ordinaria la vita di un personaggio straordinario? Mettetevi scomodi e mi raccomando, che rimanga tra noi. Che rimanga tra noi, con Alessio Moriggi, Francesca Pierri e Jessica Selassie. E siamo così! Buonasera, buon venerdì, buon che rimanga tra noi a tutti voi. Grazie, grazie davvero. Grazie. Allora, come state ragazze? Come vedi? Come stralunate. Vedi? Stralunate, stralunate. Io direi, per essere didascalico, con la testa tra le nuvole. Esatto, che è anche il tema della nostra puntata. E dai. Qual è, Jess, il tema della nostra puntata di oggi? Il cielo, il cielo. In tutte le sue forme, esatto. In tutti i modi, in tutti i laghi, in tutti i fogli di giornale. Cioè, quando guardiamo lassù, la rivendiamo, la prendiamo da suite, la riportiamo qui. Ok, quando guardiamo lassù, quando volgiamo gli occhi al cielo, ma c'è non un mondo, ma diversi mondi, e ognuno variati, li vede o li sente con i propri occhi, con il proprio cuore, con la propria immaginazione. Sai quanti universi, quanto sei felice di fare questa puntata tu io oggi? Io zero, perché si parlerà anche un po' di premonizioni, preveggenze, futuro. Quindi hai paura. E io ho una paura fottuta. Ok? Perché per forza se il mio presente cagare il mio futuro sarà pensato. Ha parlato tutta Italia di noi. Sì, puoi dirlo forte. Anzi, non dirlo forte. Ha parlato perché tutta Italia di noi. Mamma mia. Niente, ha studiato con Martufello lui. E ogni tanto ricalca. Noi siamo contenti. Che sta succedendo? Tutto a posto? È che andavo sulla scia di Moriggi. Guarda che le cazzate rifanno ride. Ok, sono bene, tornate a farire. Bene, ok. Quindi vai. Allora, io già tremo. Allora, qui con noi oggi il primo ospite speciale è, sta presentando Jessica, colui che non sono parla, Jessica. Parla, sente e vede gli angeli. Non abbiate paura. E non solo. E non solo. Qui con noi questa sera Craig Warway. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao. Grazie per questo invito. Grazie. Ma grazie per averlo accettato. Noi siamo in fibrillazione rispetto a questa intervista. Anche tutto il mondo del web e tutto il mondo in generale lo è, perché ma abbiamo i nostri avvertito radioascoltatori tutti, sono lì tutti, tutti pronti a digitare domande per te. Tu però ovviamente, prima di concederti al nostro pubblico alle nostre domande, dovrai passare per le forche caudine di Che Rimanga Tra Noi, cioè un identikit. Noi facciamo un identikit di solito Che Rimanga Tra Noi, che ha a che vedere molto anche con l'infanzia, perché qui a Che Rimanga Tra Noi piacciono le storie passate, le no? storie quindi vecchie, quello che ha segnato una persona e che può raccontare, che poi racconterà per tutta la vita. Tu lo sai meglio di me, non devo insegnarti niente, no? Sì, sì, questa è la vita. Ma vogliamo provare a lanciarlo? Ci proviamo, dai, proviamo a lanciare l'identikit. L'identikit. Un saluto a Mattia Egit Bacioglio, che finalmente ha lanciato un identikit, il primo regista a farlo nella storia di Che Rimanga Tra Noi. A tempo. Grazie mille. Grazie. E quindi inizia l'identikit a Craig Warwick. Io ti chiedo, Craig, che bambino eri? Io ero un bambino speciale, diverso. Io sono uno dei 9 figli. Nove figli. Il primo? 8 no, fratelli. No, l'ultimo. L'ultimo, quindi sì, più piccolino. Sì, più piccolino. Purtroppo, quando ero 9 anni, the social services buttatemi via da casa, perché mio padre non sopportava io parlare con angeli. Quindi tuo padre ha chiamato gli assistenti sociali spiego bene. Mio padre è molto religioso. Sì. Un bambino che parla con energia, luci, un amico si chiama Billy, una ballerina si chiama Bella, un uomo con i baffi, un signore con gli occhi blu, entra nel cameretto, non c'è nessuno, c'è solo io. E mio padre, dov'è questa persona? Lì, là. Angeli. Si è spaventato. Sì. So ogni giorno comunque avevi o delle visioni o probabilmente no, proprio perché siamo energia e noi attraiamo energia positiva anche negative. Per gli angeli tutti positivi, gli angeli che vedo io, ti sento io, è il nostro cane che non c'è più qua. Ma questa cosa entra in conflitto con la religione? Esatto. Sì, sì. Dai. Sì, sì, perché io ti dico un'altra cosa, perché qui piace le parole defunte, gli angeli no. Perché è più bello se io dico c'è un angelo vicino. Sì. Però se io dico c'è un defunto, ci fa. Oddio! Certo. Presentiamo loro come angeli. Perché la vita continua,
la vita non finisce qua. In un giorno siamo tutti insieme di nuovo, però c'è sempre un angelo, due, tre, vicino a noi. E io ho una domanda. Vai, vai. Dai. Quanti angeli sono presenti in questa stanza? E questa non è una bella domanda. Poi li prendiamo con l'infanzia. Sì. Allora, e poi voglio sapere anche come si chiamano, perché questa è un'altra domanda che però avrei dovuto fare. Devi dire un'altra cosa. Comando loro, non comando io. Certo. Però se tu vuoi, parliamo per presenze, sì, energia, c'è una signora vicino a te. Una signora. Una donna. Uomo. Chi può... appoggiato, così, però quando io vedo di angeli che baciano qui, significa qualcuno è di cuore, può essere genitori, nonni, zie. La tua ha dato un bacio, perché quando tu hai fatto una domanda, come quando tu è piccolo, tu è molto intelligente, quando tu è cresciuto troppo in fretta, troppo subito. Eccola che io te l'ho detto. Adesso tu vuoi essere... Ok, ci arriviamo tra poco a questa cosa, perché devo condurre una puntata di 2 ore, capirai, Greg? Volevo chiederti invece se effettivamente quindi sono soltanto persone defunte, perché prima stavamo capendo che non sono entità e basta, che si generano, autogenerano, è per forza qualcuno. Bacio serio, hai visto il film Ghost? Sì, certo. Ok, uguali, è quello. Cosa, ecco, tu ritorniamo se posso, no, a quando eri bambino e quando hai cominciato ad avere problemi seri per questo. Tanti problemi, anche a scuola, il bullismo. Cioè già con tuo padre, quindi immagino. Con mio padre, no? Infatti io ho andato a scuola e ho detto ai miei insegnanti, lo sa, mio padre è messo in una stanza in buio dove io devo chiedere scusa a Gesù. E gli insegnanti hanno detto, perché tu ce l'hai la macchia qua? E detto, mio padre mi ha dato un scaffo. Perché? Perché io ho detto, papà, ho visto Gesù. E lui mi chiese come era Gesù. Ha detto, no, io ho visto energia e Gesù ha parlato come Gesù mi ha detto, nella vita, quando qualcuno punta il dito su di te, stai sereno, stai tranquilla, combatti con sorriso, lo sai perché? 1, 2, 3 per loro. So io ho detto questo, mio padre ha bugiato, boom, mi ha dato un scaffo. So io andato a scuola, ho detto a mio padre, ho dato il mio scaffo perché io vedo gli angeli, parlo con Gesù. E social services portatemi in casa in famiglia per un mese e poi mia nonna è venuta a portarmi a casa. Sei con lei. Sei andato a vivere con tua nonna. Con mia nonna, per questo motivo. Però anche a scuola bullismo, perché io ero quel ragazzo strano, i genitori non vedevano i bambini giocare con me, gli insegnanti e tutti pure da me. Perché tu ovviamente parlavi con i bambini e dicevi quello che vedevi. No, non ho parlato con nessuno, io avevo il mio mondo. Sì, e vive quel mondo, punto e basta. Eri emarginato e ti emarginavi per stare nel tuo mondo. Però io ero molto bravo a scuola, io ho fatto dei compiti il giorno prima. Abbastanza intelligente quando tu cominci ad essere credibile agli occhi del mondo parlando di angeli. Io dico subito quella storia che ho contato prima, quando ho trovato un amico mio che è stato assassinato in casa sua. Tutti pensavano stato io. Dopo un mese ho trovato io il vero assassino. Tu hai trovato il vero assassino. Sì. E ti sei scagionato nello stesso momento. Un altro mondo. Raccontaci come, se vuoi. Well, sì, io ero a casa per quasi 2 mesi. Sì. Con il braccialetto, sai, non posso lasciare casa, ogni giorno devi chiamare la polizia, se io sono qua, Un giorno io ero stanco, non posso vivere più questa vita. Sì, lasciato da casa. Andato in un locale, entrato, e loro mi hanno chiesto dove è stato, così, come sta, se ti sto bene, perché io lo so chi ha assassinato il mio amico. Punto e basta. 3 giorni dopo, io ho entrato da casa, perché io posso lasciare casa e fare spesa, un'ora return. Entrata da casa, non chiusa la porta, lasciata la porta aperta. So chiusa, quindi. Entrata al camera letto, lo sai quando tu senti c'è qualcuno qui? Tu in special modo? Sì, cioè. Io di più. Aprite la porta di armadio, in dentro c'è l'assassino. Lui poggiatemi sul muro, tagliatemi collo così, con il coltello. Però è brutto. L'altra parte positiva era il coltello, è lo stesso coltello lui usato di ucciso mio amico. Se loro ha capito, non stato io, era lui. Quindi hanno trovato l'arma del delitto, ovviamente, che aveva commesso. E era quel momento, ho capito, con l'aiuto degli angeli, io posso aiutare in indagini scampate da persone, perché io lavoro con gli FBI. E tu l'hai fatto per tanti anni, no? Tanti anni, sì. Anche qui in Italia. Certo. Però è fatto senza pubblicità, perché questo tipo di lavoro
non è per pubblicità, non sei, no, e sono bravi, no, sono importanti. Importante trovare dove porta a casa. Questa è l'importanza. Senti, allora, tu c'hai una signora e ti ha baciato sulla fronte. Io ho un signore appoggiato. Stavo a sentire una certa pesantezza da sta parte. Jessica, c'ha qualcuno? Qua, Jessica, che... siamo amici. Ah, okay. Siamo amici, conosco, sì, Jessica. Io ho visto loro quando ha fatto GF. Sì. Band. È stato solo io che ho detto vincerà lei. Perché prima ha detto Lulu. Sì. Però era meglio Jessica. Perché alla fine tutti hanno vinto, tutti e tre. Esatto. Però su Angelo ha parlato con me tanto. E infatti io forse ho fatto in the studio di Bob, ho parlato di te. Forse una nonna, se vi ricordo bene, o signora che ha parlato di Jessica, è la mamma di tutti. Jessica deve fare il gran successo. E lei c'è una bella strada. Beh, questo bene, lo sappiamo. No, l'abbiamo iniziato insieme anche, noi, no? L'abbiamo fatto, Jessica, ci crediamo. Io dico a tutti che seguono questi tre ragazzi, loro è buone da cuore. E loro passate una vita... Vero. Non è vero, facile. È vero, è verissimo. Però loro lo stiamo, hanno lo stiamo capendo. Ci siamo, un po' imparati, ecco. Ci siamo un po' imparati, è bellissimo. Abbiamo un po' imparato a conoscerci, sì, e a conoscere. Poi gli angeli stanno vicino solo a quelle persone buone. E loro hanno gli angeli. Ah, e le cattive no? No. E perché? No, infatti, quando tu hai persone negative vicino a te, loro lasciano di energia su di te. Se dopo tu devi fare tre volte con le mani, uno, due, tre, butto via. Se no. Questa me la segno. mi vedrete spesso fare così. Però, no, ogni di noi posso parlare con gli angeli, posso sentire la tua angeli. Non è difficile, spesso. Non bisogno di me. No, sì, ogni abbiamo noi... tutti bisogno di te, Greg, credimi. Ma credimi. Un'ultima cosa, io no, un'ultima no, perché non c'è un brano da lanciare. Ma chi se ne frega, a parte poi leggiamo anche le sì, i messaggi. Ce ne sono. Ma ci io sono volevo chiedere, anche okay, vocali, li sentiamo subito, ti volevo chiedere, gli angeli che sono qui vicino a noi, o comunque estendiamo a tutti, no, questa domanda, sì, hanno una connessione con noi o sono passano per caso vicino no, a noi? Ci conoscono. Gli angeli hanno anche i compiti di aiutare gli altri. Ah, ecco. Loro vengono quando noi abbiamo bisogno, non perché voglio questo, no, quando c'è un il momento reale bisogno, quindi sì. Però noi sbagliamo la mattina perché voi svegliamo la mattina e dici oddio, devi fare questo, quello è la prima mattina, tutti questi pensieri, tutti sì, pensieri. Tu blocchi gli angeli. Se tu svegli la mattina, guarda il specchio e sei, ah, oh, che bella, sono bella, sono io, angelo mio, sto vicino a me oggi, seguitemi oggi. Gli angeli fanno. E ne poi pensi per la tua problema. Quindi bisogna chiamarli, sì, bisogna chiamarli. Io anche la notte ti fai sempre buonanotte. Non riesco anche a rendere. Hai capito, Morigi? Anche se la notte. Se ascolti, non è solo che per fanno? Me. Che fanno? Devi anche buonanotte. Sì, sì. Anche la notte li chiamiamo. O seguitemi il mio sogno, dimmi qualcosa dei miei sogni. Loro fanno. Sì. Guarda, io lo faccio da stasera, te lo giuro. Dai, provi. Te lo ma anche prometto. Io assolutamente, guarda, se aiutano allora, a mandare non abusiamo noi di Craig, lasciamolo no, anche, facciamolo, no? Facciamolo ovviamente sentire i nostri radioascoltatori. Perché ci sta seguendo. Ci vogliamo sentire un vocale? Che dici, Mattia? Vai, sentiamo Mattia, il primo sentiamo. Vocale, dai. Comunque no, non è molto in contrasto con la religione. In fondo si dice che i nostri morti ci accompagnano nella nostra vita e ci stanno accanto, quindi... ci sta tutta questa cosa, molto interessante, grazie a voi Chiara e le Cresi del Cuore. Grazie, grazie. Grazie Chiara e le Cresi del Cuore, ho capito bene, giusto? Sì, sì, sì. Vabbè, sì, però l'avevamo anche realtà, verificato. È quello che stavi dicendo, no? Sì. Quindi, ma io allora, a proposito di questo, del messaggio di Chiara, ti chiedo, tu qual è il senso tra i cinque, tra i sei sensi di cui siamo dotati, con cui tu riesci a percepire maggiormente queste presenze? Tu le vedi? È diverso, come hai sentito la voce della signora prima, sì, e sente lei è una persona forte, ma molto debole in questo momento. E la sua debolezza è perché qualcuno ha fatto male anche il cuore. Vicino a lei in questo momento io vedo un uomo, può essere presenza una papa, perché padre, perché qualcuno che ti vuole molto bene questa persona. Ma lei è bloccata, perché non crede più in se stessa. Se lei è bloccata, se lei è, come ho detto prima, sveglia da domani mattina e se io sono, la vita è diversa. Quindi è più una sorta di sesto senso, cioè un'intuizione, sì, però, qualcosa che ti pervade. Come hai sentito da voi, c'è come il flash, cing, 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 cing. Non è parole, perché è qua. Certo. Gli angeli è qui, non bisogno di occhi, bocca, di orecchi, è qua.
fronte. Noi non la sentiamo una canzone oggi perché voglio sentire un altro vocale. Sì, sì, abbiamo anche tanti messaggi. Se ce l'abbiamo, o sì, se vuoi leggere uno, Jess. Però posso aggiungere solo una cosa: sì, se la signora non ricorda il nome, Chiara, perché sono in contatto con loro, cioè, sì, aiutami in questo senso. Fino a questi mesi, qualche giorno, sì, c'è buona notizia. Una buona notizia per te, Chiara. Quindi, insomma, resta fiduciosa, Craig, glielo deve possiamo dire. Positive sempre. Ok, sempre ottimisti. Vai con un altro vocale. Scoppiando il telefono. Sì. Gli angeli hanno una connessione con noi e noi ce ne accorgiamo perché loro ci proteggono e io ne ho avuto le prove. Ciao a tutti. È vero, gli angeli sempre protettono. Gli angeli fanno solo bene. Per noi devi imparare come ascoltare i nostri angeli, come segnali. Gli angeli mandano segnali come forma del cuore, sì, la piume, così, odori, profumo. La musica è importantissima, perché quante per volte la tu musica, sì, ti senti un cazzo, sì, ti riconnette la vita. Senza musica non c'è, perché gli angeli amano dove c'è musica, dove c'è bambini, dove c'è animali, le gatti, i cani. Attratto il colore, non ma... vuoi vestito in nero, non vuoi essere triste. Ma penso, certo, io vestito di nero per 10 anni. Ho una domanda. Poi voglio leggere anche una signora che ti voleva chiedere delle cose. Ok. Tu dici appunto che si presentano attraverso piume, cuori e tutto questo, ma è vero che per esempio un angelo può entrare nel corpo di qualcuno? Sì. Sì, questo è vero. Ah, può sì, anche entrare nel corpo di sì, qualcuno. Infatti questo è successo da me tante volte quando è stato. Io posso contare una storia. Certo. Sì. Io ho fatto un programma di domenica, posso dire questo programma, sì, sì, con Federica Panicucci. Sì. Il studio sto parlando per un'energia, sentito io, e io avevo in presenza un ragazzo che c'è la mamma presente in studio. E io ho fatto cambio tutto, anche la voce. E la mamma non l'ha riconosciuto, sì, quindi. Sì, sì. Dopo quella puntata io ho detto a Federica Mediaset, io non vengo più, io devo stare a casa perché è troppo forte. Quanto di angeli proprio entrare nel corpo? Ah, un'esperienza. Cambia voce. Come io presento il mio libro in Puglia, sceso giù le scale, è entrato in questa stanza, sala dove c'è gente. Sì. C'è un uomo di terzo filo e io ho detto, papà, papà, tu sei qua. Ma non era la mia voce, era la voce di suo figlio. So, io ho capito, anche io devo stare attento perché loro fanno questo. Quante volte utilizzano te per questo? Sì, sì, sì. È possibile, sì, è possibile. Ognuno di noi è destinato a diventare un angelo, te lo dico perché a me dipende che... cosa fate nella vita. Frega le domande. Guarda, sì, che è una cosa reciproca. Se tu fai solo male, no. No, sai perché? Perché io, che sono definito sin da bambino un'anima in pena, ci terrei ad avere ci terrei ad avere qualcosa da fare in anche un secondo dopo momento, cioè, rimango senza fa niente, gemme via una cosa. Cioè, capisco. Sì. Quindi sto provando a fare del bene egoisticamente. Sì. Sto parlando, infatti, i peccati, cos'è il peccato secondo te? Il vero peccato, lo sai cos'è? Qualcosa che tradisce te stesso, secondo okay me. Beh, gli angeli dicono il vero peccato è tu non vivere. Sono d'accordo con gli angeli. Cioè, tu devi vivere. Sono d'accordissimo con gli angeli. A proposito di questo. Allora ne conosco tanti. Così tu vivere di più, 100-200 anni. Esatto. Tu vivi il momento o con queste capacità che hai, hai una visione, ma hai già risposto. Vive il momento. Io vivo il momento. Perché magari qualcuno pensa dal momento che sento energie. Guarda, muoversi. Io non penso più per 5 minuti fa o cosa devi fare 5 l'attimo, minuti avanti. Quindi, momento. Cogli l'attimo. Sì, sì. Io devo interrompervi e mi sento un peccatore nel farlo. Ci prendiamo due minuti, ma pure 1:50, Matti. Torniamo qui perché c'è Craig e ci siete voi che ci state mandando, inondando. Esatto. Dobbiamo essere altruisti, però anche loro, non solo voi. Ci vediamo non tra solo 20 voi secondi. Torniamo tra 20 che secondi. Rimanga tra noi. Siete in diretta 06-6152-390 al telefono. Eleonora, buonasera Eleonora, da dove tu chiami? Come fai a saperlo, scusa, come c'è scritto là? Un angelo ha detto. Cioè, ma buonasera, ha detto Eleonora. Buonasera Eleonora. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti, bravi, bravissimi, sono emozionatissima. Grazie, anche noi. Allora, vuole fare una domanda al nostro Craig? Posso fare io qualcosa subito? Sì. Signora Eleonora, la sai, tu sei molto sensibile a questo momento. Ecco. Tu mi senti? Sì, sento bene, okay. Sì. Beh, anche tu, ogni tanto tu senti la presenza di angeli vicino, vero?
Sì, io sono convinta di avere un angelo. No, tu hai di più, anche i giovani, anche i bambini, ti voglio molto bene, tu hai un cuore molto grande, ma tu sei un poco triste in questo momento. Vero, verissimo. Ok, la tua angelo, non voglio tu essere triste, perché tu hai fatto tanti sacrifici a questa vita, tu meriti tante cose belle, perché sei una persona con un cuore enorme, grande. Grazie, grazie. Dai, domanda. Dai, facciamo. Bene, sì, infatti, bene. Infatti, Eleonora, adesso ci riprendiamo. Io sono molto empatica rispetto alle altre persone. Io sento tanto. È vero, sento tanto. Sì, sento, però, tanto. Lei, se io posso dire questo, tu sbagli in questo momento, perché tu senti molto sola, come tu, non c'è nessuno per te. Però tu sei ricca con gli angeli, signora, ricca. Sei contenta, Eleonora? Magari, speriamo. Guarda, io sono felicissima di questo. Tu è cresciuto con una nonna, perché c'è una presenza, una signora che ha dato tanti baci e un abbraccio fortissimo, perché tu hai bisogno della sua energia, la sua forza, perché tu avevi questa nonna molto tosta, molto forte, lei. E lei è vicino a questo momento. Però metti questo sorriso, perché tu non voglio manche dai tuoi capelli in questo momento. Tu sbagli, dai, sei una bella signora. Taglia dei capelli, Eleonora. Dai, mi taglio ancora di più. Ok, dai, ma un nuovo look. Perché tu sei tu, Eleonora, sei piena di angeli e piena d'amore. Quindi, insomma, il futuro. E fai una bella energia. E hai una, sì, bella, hai una bella energia. Bello, questo è bellissimo. Guarda, su energia ci scommetto anch'io. Un po' tutti. Bene. Grazie, Eleonora, per aver grazie. Chiamato. Grazie, un bacio. Lasciamo spazio anche ad altre chiamate allo 06 615 223 90. Mi chiedevo, l'hai detto già il numero, no? Sì, perfetto. Sì, ma lo vogliono tutti. Mentre parli con gli angeli, tu senti, questa è una domanda alla Boris, io lo dico perché sì. Lo dicono. Che lingua parlano? Un perfetto italiano. Che bella, questa è una bella domanda. Non c'è lingua. Che pensano? Cioè, come pensano? Cosa pensano? E sono quello angelo per il momento. Sì. E poi non c'è lingua. E lingua è l'universo. Perché quando noi andate via, perché non piace le parole molto, perché noi andate via a casa, certo, okay, perché c'è sì, casa, sì. Non serve più questo corpo, non bisogna della lingua. So, si chiama universo, energia. Allora, abbiamo energia. Un'altra chiamata. Un'altra. Via. La signora Elvira. Elvira. Che bello nome. Ciao Elvira, è un bellissimo nome, l'ha detto anche Craig. Ciao, buonasera. Buonasera. Che vuoi dire a Craig? Anche se non si vede bene la trasmissione, comunque lo seguo sempre. Meno male, mi grazie. Piace, volevo un po' parlare. Sì, prego. Prego. Vieni. Elvira, io ti chiedo, se è possibile, di spegnere la televisione. Sì, stai solo al telefono. E parlarci soltanto al telefono, esattamente, perché se no senti il nostro ritorno. Mi parlo meglio solo al telefono, perché è un po' micchino che non si vede bene. Vai in ritardo, bravissima, vai. Puoi anche adesso chiedere a Craig quello che vuoi. Senti, volevo chiedere, siccome ci sono tante situazioni familiari, volevo tanto chiedere, l'avevo pure scritto su Instagram, però poi giustamente a tante problematiche che ci sono non ha risposto, però volevo sapere un poco qualcosa. Prima cosa, voglio fai una domanda, mia, se mi è un consiglio, non è come devi dire cosa fare nella vita, però signore, tu non bisogna di nessuno. Però tu hai bisogno più movimento, pensa anche tu, lei stessa. Però tu hai un uomo che ti voglio bene, questo angelo vicino a te in questo momento, ti amo tantissimo. Per tu pensi a qualcuno con grande amore. Però bisogno. Niente, io sono un po' dispiaciuta per problemi di mia figlia. Però gli angeli dicono questo, signore, tu devi alzare quella sedia, fare un giro, prendere caffè, faccia amicizia, bisogna compagnia fuori, ok? La persona passata è passata, fai una nuova vita, una nuova nascita in questo momento, perché la casa è bella, è una bella casa, è positiva, però lei adesso è chiusa, sei come bloccato di 8-10 anni fa. Poi l'anno scorso il Natale non è stato una bella Natale per lei, il compleanno non è stata una bella festa per lei. Per quest'anno tu devi fare tutte cose belle, nuova nascita con gli angeli, con te stesso. Poi c'è anche noi quanto bisogno.
Capito, Elvira? Io sono molto dispiaciuta per mia figlia perché c'è un problema col marito e quindi... Signora, posso dire una cosa? Gli angeli dicono ogni di loro hanno strade diverse. Pensa per te, quando tu adesso trovi la tua felicità, la cosa arriva bella, la cosa più positiva arriva. Arriverai, signora. Metti un bel sorriso. Queste sono le parole del nostro Craig per Elvira. Elvira, noi ti salutiamo ovviamente per dare la possibilità a tutti. Grazie, no? Nel tempo che abbiamo. Un abbraccio forte. Grazie. Ciao, leggiamo Elvira, pure... grazie mille per aver chiamato. Sì, leggiamo qualche messaggio anche che sta arrivando. Ecco, guarda, ne è allora. Arrivato uno adesso. Ciao ragazzi, guarda un po'. Allora. Ma la domanda che mi pongo è: ma Vittorio Feltri era un angelo, dai, no, Gianluca. No, guarda, no, interessante perché è qualcosa che stavo dicendo a Craig prima. Quindi, se esistono effettivamente non angeli cattivi, ma la differenza: c'è angeli e c'è spiriti. Due cose diverse. Gli angeli, tu senti quando è loro vicino, ti senti felice, ti senti tranquillo, sereno. Mm-hmm. The spirit, ti senti un freddo, un odore cattivo, ti senti nervoso, triste. Quindi è molto possibile, cioè fanno lo stesso lavoro degli angeli, però comunque ci stanno vicino lo stesso gli spiriti. Dipende di te, se tu sei negativo, tu attracti solo la negatività. Quindi. Tu sei, quando cammini la strada, come cammini, cosa testa in giù, tu devi camminare con la testa guarda le nuvole. Ma io cerco di trovare qualche soldo. E sei negativa, lontano da lei. Se abbiamo una chiamata. Però c'è una differenza, esistono tutti e due. C'è una nuova, esistono entrambi. Sì, sì. Una nuova chiamata, Niki da Genova. Niki, sì, ci sei? Ciao Niki, benvenuta. Sì? Ciao. Grazie. Ciao. Grazie. Volevo chiedere a Craig se mi può dire qualcosa del mio angelo che mi ha lasciato 10 mesi fa. E che ne sai? E non sentite bene, non sentite. Dice, come fai a saperlo? Il mio angelo. Se puoi, il mio angelo è volato su. Il suo angelo è volato e l'ha perso 10. Signore, sente presenza? Sì, beh, non è persona molto grande, però sente presenza abbastanza giovane. Signora? Come giovane? Sì. Sì. Potrebbe essere un altro, magari, no? No, questa persona per sua età. Presenza molto giovane, così. Io voglio dire qualcosa sulla signora. Certo. Signora, tu non devi ascoltare. Può essere mia sorella. È possibile che sia sua sorella? Sorella. Perché non è grande. Guarda, io vedo una persona. Una presenza che ha le mani bellissime, molto fatte le mani, che fa bene, una bella presenza. Per signora, tu devi sistemare la tua vita un po' in questo momento, perché tu fai la stessa cosa ogni giorno. Ok? Come? Ok, se tu fai un piccolo cambiamento ogni giorno, tu ti senti più forte, perché sei molto debole, e sento molto triste questo momento. Sì, non è vero. Bello questo. Molto, molto. Craig, io sono tanto triste. Però tanto basta. Triste. Basta, basta, poi arriva, quando poi arrivano tutti gli angeli, perché la tua papà non piace a te così, perché lui ha fatto sacrifici nella vita, e lui ha passato tante cose brutte nella vita. E non voglio tu vivere come lui o finisci come lui, ok? Ma io voglio mio marito. Mio marito. Lei vuole suo marito, dice. C'è tanti. Ce però sono tanti, ricordi, non è come noi fa chiamate, c'è rispondo loro. Se no era facile. Quelle angeli più forti arrivano loro. Beh, non significa che non c'è. Volevo sapere qualcosa, cosa dice mio marito. Vuole sapere cosa dice il marito. Signore, faccio una cosa: io ti prendo la tua indizio o il tuo numero, e poi ti mando un altro messaggio. Sì, facciamo sì. Così. Non riusciamo così. A fare delle vere proprie consulenze. Anche perché no? Ecco. Abbiamo un'altra chiamata, tra l'altro internazionale. Ci stanno chiamando dalla Germania. Germania. Quindi adesso vediamo. Niki, noi ti ringraziamo. Scrivici una mail. Scrivici. Faccio. Ciao Niki, grazie. Anche perché è una cosa molto delicata con questa signora. Certo, avevo intuito. Dobbiamo approfondire in un altro momento. Vabbè, allora. Noi prendiamo la prossima chiamata, quindi salutiamo Melu dalla Germania. Ciao Melu. Sì, ciao. 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 Pronto? Da dove chiami, Melu? Dalla Germania.
Che bello. Da tutta la Germania. Parli un perfetto italiano, tra l'altro. Sì. Immaginiamo tu sia italiano comunque. Sì, sono siciliana. 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 Ah, di dove? Perché vive in Sicilia? Io. Craig vive in Sicilia. Sì. Sì, lo so. Ma lei è da tutta la Sicilia. Ciao, Craig. Da tutta la Germania. Vai, parla con Craig. Ciao, Craig. Ciao. Volevo chiederti qualcosa di mio padre. Lui è vicino a me. Ferma più, perché tu hai fatto arrabbiato un altro angelo, perché tu hai chiesto per papà, perché c'è un altro uomo che ha chiesto, perché non ha chiesto anche per lui. Io credo può essere un nonno o zio, perché tuo papà non è solo là. Lui in bella compagnia, dimmi. Lui fa festa perché quando lui è vivo, amata la domenica. Per lui la domenica è molto importante, perché la domenica voi siete tutti insieme. Ok, anche di là lui fa feste, per lui voglio tu cambi la tua vita, cambi la tua strada, ma anche il lavoro, tu sei stanchissimo, sei stufo con tutti in questo momento, anche con se stesso. E la messaggio è questo: lui vive nel tuo cuore, ok? Quando tu guardi lo specchio, tu vedi lui, perché sei uguale, tu hai gli stessi occhi come lui, lui ha gli occhi bellissimi. Poi una voce profonda, bella profonda la voce del papà. Beh, lui dispiace perché è andato troppo in fretta. Non aveva tanto tempo di dire la cosa, ha sentito lui. Ok? Però il messaggio è questo. Lui ti manda un bel sogno, un bel messaggio, ok? Ok, Melu? Va bene. Stiamo avendo lo stesso effetto, Melu. Grazie per aver chiamato comunque, grazie mille. Grazie ancora. Grazie a voi. Ciao, Melu. Lupo. Noi abbiamo tantissime telefonate, lo immaginavamo, ovviamente. Le aspettative erano ancora sottodimensionate. Tra l'altro, sì. Esatto. Abbiamo Liliana ancora dalla Sicilia. Vedi, tu sei a Sciacca, giusto? No, me la dove? Milazzo. Prima Sciacca, infatti salutiamo tutti Sciacca e tutti Melazzo. Esatto, ma ero informato male. Ma ero informato negativo. Me lavo. No. Ah no, ecco, non così. Non hai imparato. Allora abbiamo Liliana dalla Sicilia. Ciao Liliana. Tutti dalla Sicilia, che benvenuta nome, Liliana. Liliana. Mi piace questo nome, Liliana. A Craig piace molto il tuo nome, Liliana. Sì. Come? Piace molto il tuo nome, Craig. Hai sentito? Ha detto Liliana è un bellissimo nome. Liliana, anche con il suo nome, io lo so, lei è una grande gioia. Capito. Lei ha tanta gioia, tanta felicità, tante forze. Liliana, spegni il televisore se no non riuscite a sentirvi bene, va bene? Ecco, te l'ha detto Francesca da casa praticamente. Ok, grazie. E allora io vorrei sapere, io telefono da Sciacca. Lo vedi? Sciacca. Craig, devi tremare. Meno male non parlo male di Sciacca. Non mancano colpi di Sciacca. C'è qualche angeli a Sciacca? Su questo periodo e sui miei angeli. Signora, se tu lei è di Sciacca, tu lo sai, Sciacca è piena di angeli. Sciacca è una piccola città molto positiva. C'è tante cose, con poco fai grandi. Tu sei una persona, come ho detto prima, anche quando io guardavo il tuo nome, leggevo, una signora con tanti cuori, tanto amore, tanta forza. Però anche tu, in questo momento, tu pensi troppo, tu sei già a Natale, dopo Natale, tu devi pensare giorno per giorno. Ok? Però se io devi scegliere un angelo, io ho tre angeli, c'è un uomo giovane, c'è una signora e poi c'è una donna. So, tu hai tre angeli vicino a te in questo momento, però anche tu è mio padre? E credo, guarda, io dico gli occhi, un colore dei suoi occhi bellissimi, però non è molto alto. Ah, ok. Beh, signora, fammi per favore vivere la tua vita, non ascolta gli altri. Vivere la tua vita, pensa con la tua testa. Ma in questo voglio sapere, è un periodo brutto. Sì. Vorrei sapere se riuscirò ad uscirmene, se gli angeli mi aiuteranno. Guarda, come io ho detto prima, domani mattina svegli, guarda il specchio e chiede al tuo angelo tu aiuto, ti seguire quel giorno, ok? E loro stanno vicino. Grazie Liliana.
Pensa che io ti mando io la mia energia. Ciao, grazie. Ciao, scusateci, ovviamente, scusateci. Guarda, circondata di angeli, tre addirittura. Sì. Tre. Tantissimi. Perché hai bisogno. Evidentemente, quindi li attira, ha bisogno. E poi di, il problema di... mio è, se io prendo uno, loro litigano. Allora, perché hai preso lui e non me? No, ma infatti lei, mi ha colpito il fatto che hai detto sono meglio, si è arrabbiato un angelo. Si è arrabbiato perché è stato chiamato un altro angelo. Dice, perché non me? E poi quella che è di energia più forte passa da quello. E poi quello è arrabbiato. E quindi litigano tra di loro. E poi io torno a casa. Io torno a casa e loro ritornano. Perché hai parlato con lei e non con me? Ma è bellissimo. Sì. Vabbè, io te lo dicevo. Tu c'hai una vita difficile. Guarda, pure di là non c'è lavoro. E quindi si ritrovano. Guarda, questo ci stavo io prima. Lui che torna a casa, assemblea di condominio. Non mi posso distrarre un attimo che trovo sai che è successo a me? Una sera io guardavo, io lì a letto di finestra un poco sporco di angeli, svegliati, pulito la finestra alle 3 del mattino, quindi pure bacchettoni. Allora prima di annunciare un'altra chiamata volevo fare una precisazione, perché c'è una signora che dice ma il signor Craig fa considerazioni un po' troppo generiche. Ma è normale, al telefono, otto secondi minuto, signora, ha sentito mezza nota vocale della voce, quindi non penso possa poi entrare no nel anche dettaglio. Perché poi puoi spiegare, non è un gioco, non sono qui di giocare con i sentimenti di persona, come da signor prima. Se io sento una cosa personale mi prende un numero, esatto, personale, cioè, esatto. Hai chiesto noi siamo qua di do di speranza, di forza, di andare avanti, di capire la vita è bella. Quello è il messaggio. C'è un momento in cui pensi io non ce la faccio più, io questa cosa non la voglio, non voglio più parlare con loro, non mi interessa, oggi sono stanco, non ne ho voglia, non parlatemi, non chiedetemi. Hai mai pensato di tutti coloro che ti scrivono? Sì, quanto è andata via la mia mamma? Perché io ho sognato un mese prima del funerale della mia mamma. E io ho provato a fare qualsiasi cosa che cambia il suo destino. Purtroppo destino è destino. Destino. Quando lei è andata via, io ho fatto promessa con me stesso, non parlo più con gli angeli, non avevo più interesse. Dopo 2 mesi mi ha chiamato un'agenzia a Los Angeles e mi ha chiesto perché il bambino è scomparso e non lo so dove era. Se io posso aiutare questa quindi famiglia. Quindi hai aiutato a cercare detto, un bimbo scomparso. No, non interessa. Seduto sulla tavola, ho preso un tè così. Per la prima volta ho sentito la voce di mia mamma. Quindi l'hai sentita? Perché per me stesso non posso fare. Non posso vedere i miei angeli, mia mamma, mio papà. Ah, tu non puoi vedere i tuoi? No, io ce l'ho un angelo qua. Quindi quella è una sta facendo vedere una quella catenina, esatto, con un angelo. Okay. So, mia mamma ha detto, aiuta quel bambino. Infatti, ho trovato questo bambino. E poi in questo momento io imparo come lavoro di nuovo con le indagini, cioè le persone che scomparse. Quindi è come se avessi voluto dare un senso più definito a questo dono. Ovviamente devi avere però un certo trasporto verso quella. Non puoi risolverli tutti. Fa no? Male perché quando io devi fare un lavoro sulle indagini, io vedo cosa è successo il giorno prima, quello giorno, e poi dove. E poi con tutta questa energia e sto male per giorni. Sì. Se avevi bisogno di tempo, un giorno, una settimana, tu ricarico tutti, come un telefono. Certo, come se io ricarico con la pizza, con la cioccolatina, con la Coca-Cola. Sono messaggi subliminali comunque. Ti sta dicendo: voglio una pizza, una Coca-Cola, grazie. Sì, lui le chiede così le cose. E io purtroppo invece mi ero distratto perché sto cercando anche nel perdermi in questa puntata. Perché non sono io normalmente così, faccio molto più casino. E lui, stavo cercando di capire. Ma io, perché io stiamo solo ascoltando. Beh, quella tutti signor quanti, prima. Sì, però anche solo la persona là ci ha fatto capire bene cosa vuoi dire io. Però con gli angeli non c'è tempo. Se io dico guarda, gli angeli ha detto fai un mese, c'è una nuova macchina che cambia casa, forse 2 mesi, forse un anno, perché quando sei in presenza con gli angeli non c'è tempo. Perché c'è adesso tempo. Quanti minuti siamo qua? Pochi secondo me comunque. Ecco, perché passo subito. Perché quando sei in presenza con gli angeli è così.
Non esiste. È un secondo. Jessy, volevi leggere questo messaggio? Volevi. Sì. Non lo so. Perché allora, vediamo che ti... l'ascolto. No. Sì, esatto. No, sono entrata molto zen. Sì, tutti noi. Anche perché Craig, e questo volevo sottolineare quello che diceva la signora, sei generico, no? Ma Craig tocca delle corde che ci accomunano tutti. Ci stiamo emozionando tutti quanti. Siamo tutti, no, coinvolti nelle storie degli altri che in parte viviamo anche noi in maniera diversa, con sfumature nuove. Benvenuti alla mia mondo. Esatto. Siamo felici di esserci. Abbiamo una chiamata, Igit. Rosanna, che ci aspetta da un po', tra l'altro. Ciao Rosanna, ciao, da dove chiami? Rosanna, eccomi qui, sì. Buonasera a tutti, ciao Craig. Ciao. Io già ti seguo su Instagram e non è un caso che secondo me ho preso la linea, perché non prendo mai niente, non sono fortunata, sono sicuramente guidata. Piano. Allora aspetta, Rosanna, cerca di parlare più piano perché non così sente quello che dici. E allora, molto energica. Sì. Allora, buonasera innanzitutto a tutti e buonasera Greg. Io ti seguo su Instagram. Okay. Non è un caso che ho preso la linea, secondo me. Sono sicuramente guidata. Io ho subito un lutto 10 mesi fa, è andata via la mia mamma. E niente, volevo sapere da te qualcosa. Ho letto i tuoi libri, mi sono molto avvicinata alla fede in quest'ultimo periodo. E è un'eredità che sicuramente mi ha lasciato lei, e questo voglio crederci. Ok, arriva. Ora ti sento la presenza. La mamma non è la sola mamma, mamma era anche papà, mamma era sorella, mamma è amica. Io sono sola, no, io non ho sorelle, io avevo mamma e papà, ecco. E sono tutti due volati via. Ok. Volevo sapere se c'è qualcuno che mi guida, che mi sta vicino, che mi abbraccia, che mi accarezza, che mi bacia. Guarda, io dico subito, loro non mai lasciato te, perché tu sei il tuo cuore grande, tanto amore. Sì. Però tu hai fatto tanto per gli altri e nessuno fa niente per te in questo momento. Ok? Sì. Però faccio anche un lavoro che faccio molto per gli altri. Sì, però sai, tante persone approfittano su di te nell'ultimo 3 anni, non è stato facile. Però tu metti sempre quella bella sorriso la mattina fino alla sera. Quando lei torna a casa, tu togli questa maschera e poi. Ah! La tua angeli non vuole questo, la tua angeli vuole tu ridere di più, perché sei una bella donna, non pensi solo come, però devi mangiare bene, perché tu non mangi bene in questo momento. Un nutrizionista. È vero, Rosanna. No, è vero, ha ragione. No, ma non gli voglio io lo seguo anche su Instagram e lo adoro. Gli seguo ogni giorno, mi manda queste piccole chicche su Instagram. Io seguo tutti i giorni, insomma, ecco. E niente, volevo sapere se loro sono con me, se mi stanno vicini, se mi aiutano. Certo, mamma mia, anche io voglio stare con lei, perché è un'energia bellissima. È vero. Signor, posso fare una domanda io adesso? Tu lavori con i bambini perché tu ami tanti dei bambini, dei ragazzi, perché tu sei molto giovane dentro anche. Perché lei parla con i giovani, lei fa consigli, non comanda nessuno. Questo lo sento anch'io. Adesso non so se è il potere di Craig che ci sta. Riportato a tutti, esatto, esattamente. Riportatelo via sto potere. Perché veramente non è, credo, una vita facile quella di Craig. Io mi ero fatto mettere l'eyeliner sopra l'occhio. Guarda, Craig, sembra un Jack Sparrow. Allora, Rosanna, noi ti salutiamo. Perché vorremmo poi dare un saluto. Però scusami signora, gli angeli vogliono più musica, perché devi ascoltare più musica a casa. Ascolta bene, musica. Okay. Allora mangia bene e ascolta musica. Questi sono tra gli altri i consigli di Craig, che tu segui. Ovviamente, già da parte guarda che rimanga tra noi quando non c'è Craig, perché riusciamo a mettere più musica, ovviamente. Se no, altrimenti non la mettiamo. Ti seguirò di più. Esatto. Un abbraccio. Ciao, grazie mille. Forte. Grazie. La nostra musica oggi è Craig, l'abbiamo capito. Sì, ma è giusto così. Abbiamo lasciato tutto lo spazio possibile al nostro Craig Warwick. Fatto bene, tra l'altro è un momento speciale, no? Guarda come stiamo, Craig.
i fazzoletti. Abbiamo tirato fuori i fazzoletti. Esatto, noi dobbiamo salutarlo. Ovviamente io con il cuore in mano ti ringrazio per questa tua presenza. Tantissimo. Perché ci hai regalato emozioni veramente forti e i fazzoletti lo dimostrano. Grazie, no, grazie Craig voi, Warwick. Grazie. Grazie mille per essere stato con noi. Ovviamente ti seguiremo e se devi presentare il tuo prossimo libro, spero vieni qui nuovo a presentarlo. Scrivi, noi ti chiamiamo perché ti vogliamo qui davvero. Lo sento. E ti amiamo soprattutto. Grazie mille, anch'io. Direi, Craig, che negli angeli si può credere o meno, ma stare vicino a te fa provare delle emozioni alle quali io credo. E sono quelle qui per quello. Non so se siete d'accordo tutti voi. Grazie, Craig Warwick. Grazie mille. Musica, fate come vi pare. 2 minuti. Due minuti. Che rimanga tra noi. Con quanto non passa il 181? Noi abbiamo un ospite in collegamento. E non è uno. Cioè, è non uno. È uno, tra l'altro, è anche un amico di famiglia. È uno, ma è un numero uno. È il numero uno. È il numero uno. Noi annunciamo con grande piacere. Esatto, io sono con le mani sulle tempie. Questa sera qui con noi l'ex senatore Antonio Razzi! Benvenuto! Buonasera ragazzi! Buonasera! Buonasera naturalmente a tutti coloro che ci ascoltano. Certo. E che ci vedono, senatore, perché è onorevole. Siamo qui in TV. Qui mischiamo un po' di cariche. Siamo in radio e in TV. Esatto, siamo in TV e in radio. Va bene, ho detto meglio io. Sì. Come sta? Come sta? Bene, bene. Allora, bene, bene, Jessica, tu stai sempre in forma. Alessio, mica tanto. Una voce molto squillante. Sì, mi sono appena ripreso, Razzi, perché abbiamo parlato di angeli con Craig, che parla solo con gli angeli. Io volevo iniziare, poi ovviamente anche Jessica si confronterà con lei. Ma lei ci crede agli angeli? Ha un angelo custode, Antonio Razzi? Ma io credo, sono un credente, mancherebbe altro, sono un credente e sono, diciamo, devoto a Sant'Antonio e a San Francesco. Oh, bello. Ha mai sentito la presenza qui di un angelo? Molto una roba tranquilla, pacifica. Anche sì, qui, tu stai sempre là, tu stai. Sì, ma io lo sapevo fatto. Anche perché San Francesco me l'ho sognato e allora mi ha portato bene. Ma ne ha parlato? Sono devoto anche a ci ha parlato? Sì. Wow. E quando in quale occasione le ha portato bene, Razzi, San Francesco? Io perdo le vocali. In tutte le occasioni dove sono stato candidato sono sempre stato eletto. Quindi è sceso in politica San Francesco? Beh, in un certo modo. Certo, sì, chiaro. Nel 2006 la mia prima candidatura con le preferenze Svizzera, dove ero in Svizzera e hanno votato tutti gli italiani in Europa e sono stato eletto senza nemmeno fare campagna elettorale. Nel 2008 sono stato di nuovo rieletto e che vuoi di più dalla vita? Lei Scilipoti e San Francesco, mi ricordo perfettamente. Scilipoti qui non c'entra niente perché io ero in Svizzera e sono stato eletto con le preferenze in Svizzera. Scilipoti l'ha messo non di lo vogliamo sapere dove l'abbiamo messo. Sono stato votato con le preferenze. Bene, ha fatto bene a fare questo doveroso distinguo. A proposito di politica, di 2006 tu avevi preparato una sua dichiarazione, leggila perché ci interessa commentarla. Sì, no, ne avevo preparate alcune, no? E andando a cercare le sue dichiarazioni mi è saltato all'occhio che lei ha una facilità nel confrontarsi senza nessun tipo di timore con i leader internazionali. Razzi, con quali è riuscita a parlare? Tra l'altro è vero questa cosa, ma come fa? Come li prende? Ci vuole feeling, tatto con queste persone. Allora io molte volte anche in televisione ho detto, ma secondo voi io ho parlato con Kim Jong-un, con Bashar Assad, che sono due diciamo presidenti temibili, come almeno la parte della gente che dicono, con me no. Secondo voi ho paura del tizio Caio e Simbroglio? Assolutamente no. Se non ho paura di questi qua, ho paura di uno scagnozzo o quattro scagnozzi? Assolutamente no. Ma no, infatti, questa è un po' Jessica mi conosce,
Come stanno le tue sorelle? Bene, bene, sì, sì, sì. No, stavo per dire, infatti, tempo fa siamo stati alla festa di Lulù, però certo. Tutte e due, naturalmente sì, anche a te. Ma certo, salutaci anche tua moglie Maria, noi gli diamo un grosso bacio. Come e poi stanno noi a casa? Come stanno, Tutti bene, grazie, credo. Grazie, tutti bene. Io tutti bene, c'ho un figlio che vive in Svizzera. Vedi, alla fine la Svizzera torna sempre. In continuazione, la Svizzera torna sempre. Ma guarda, più te la vuoi togliere dai coglioni, più ritorna. Da Pianti? Grazie. Ai primi di novembre vado in Svizzera. Bene. E alla metà di dicembre vado in Spagna, così accontento tutti e due i figli. Questa sera non sono andato a giocare a padel per stare con voi. E la ringrazio. Abbiamo una domanda dal web. Gliel'avevo promesso ad Alessio, e ogni cosa che io prometto è sempre la mantieni. Molto di parola. Siamo onorati. Sì, per me non c'è bisogno di un contratto. È verissimo, lo confermo, ci siamo sentiti subito disponibili. C'avevo la carta Jessica da giocare. Però ci ho parlato io, e mi ha parlato pure a me. Vedi. Vai dal web. Prima domanda. Poi quando mi hai scritto che mi davi i saluti di Jessica, naturalmente ti ho risposto e non potevo dire di no. Sono stato un po' paraculetto, ragazzi. Facciamo apposta, ce l'abbiamo solo noi comunque. Allora, vedi qui? C'è bisogno anche di quello, Alessio. Io, ragazzi, per avere successo faccio di tutto. Prego. Allora, la prima domanda è questa. Antonio, ascoltami. Prima che se ne vada. No, infatti, perché tra un po' mi spengo. È stato parlamentare eletto per l'Italia dei Valori. Ma quali sono i valori di Antonio Razzi? Bella domanda! Avevo detto un web e invece volete guarda fare il lavoro di che rimane i valori? Sì. I valori. Io dico sempre che i valori, quando uno viene eletto, deve essere a disposizione del popolo e non a disposizione personale, ma stare sempre vicino al popolo. Ecco. Ma i tuoi nella vita invece? Personale, proprio nella tua vita personale, no? Anche i valori che hai trasmesso ai tuoi figli, quali sono? Ce ne tre. Ma i più importanti. Ma guarda, i valori importanti ai figli gli ho sempre insegnato, anche Maria, l'educazione, il rispetto di tutti, chi è ricco, chi è povero, chi è bello, chi è brutto. Bisogna rispettare tutti gli esseri umani, bisogna rispettare e bisogna lavorare. Sono felice e contento perché tutti e due sono grandi lavoratori e non hanno mai avuto bisogno di me, e questo mi ha insegnato che bisogna lavorare perché nessuno ti regala niente, loro hanno capito questo e infatti sono due grandi lavoratori. Il figlio, quello che vive in Svizzera, fa un venditore elettrodomestici e ogni anno riceve il premio come miglior venditore. Invece l'altro, che sta in Spagna, si è creato da solo una ditta di pannelli solari, idraulici sanitari, cioè otto operai, e non mi ha mai chiesto niente, ha sempre fatto tutto. Si sono sicuramente ispirati anche a te, perché tu sei comunque, anche tu sei partito, sei fatto da solo. Sei partito anche tu dalla Germania, sei andato in Germania, sei stato un grande lavoratore. Brava. La tua storia la conosciamo. La conosciamo, ragazzi. Ma è una bellissima storia, tra l'altro. Perché, no, lui ha, se non mi sbaglio, c'era una specie di documentario. Sono andato in Svizzera. Esatto. E sono andato a un cantone tedesco dove non capivo perché una parola. Pagano bene. E lì poi ha conosciuto la moglie. Perché anche lei era una spagnola emigrata in Svizzera. Sì, perché pagano bene in Svizzera. E adesso ne sa qualcosa, evidentemente. Siamo conosciuti dove lavoravamo, alla fabbrica tessile dove lavoravamo, e lì ci siamo conosciuti
e lì abbiamo creato la nostra famiglia. Bellissimo. Bene. Quindi c'è un legame ancora con la Vuoi Svizzera. Vuoi fare una domanda che non riguardi la Svizzera? No, io volevo dire ai colleghi di Huffington Post che hanno intervistato Razzi, sì, che ha ammesso appunto di voler tornare in TV. Razzi oggi ci è tornato in TV, però ha anche detto che vorrebbe partecipare al Grande Fratello. Ma mi sembra un personaggione. Quindi aspetta che chiamiamo una piccola call qui. Alfi, noi stiamo invocando Jessica. Sì. Sì. Adesso chiamo Alfi. Jessica, siccome sì, signorine e cose, mi ha chiamato se volevo partecipare. Oh. Mi ha chiamato il 14 giugno, il 14 giugno. Mm. E io gli ho detto perché no, io non ho Bravo. Paura di niente, figurati. Però dopo non mi ha richiamato più. Io Ma non vado a pregare i santi. A me se mi vuole io partecipo e gli faccio fare bella figura, perché ci sono tanti giovani che mi seguono. Assolutamente, esatto. È vero, diamo subito del potassio a signorini, subito, immediatamente. No, no, adesso io chiamo Alfi. Quando io ho fatto ballando, io dico. Ti ricordi quando ho fatto ballando con le stelle? Sì. Ebbene, la Milly Carlucci, che è una top dei top conduttrice, sì, mi ha detto: guarda, quando balli tu c'è il picco di ascolto, si vede che... Ma balla bene, soprattutto, è un gran ballerino, Antonio Razzi? E se muove? Ma no, mi difendo, alla mia età, età, figurati. Si Una muove. Volta, quando sono andato in Svizzera, 17-18 anni, la allora Svizzera mi chiamavano il molleggiato. Il molleggiato? Vedi. Mi chiamavano il molleggiato perché appunto... Nelle balere, capito? Parlavo come Celentano, coi zoccoli come di legno. Celentano. Ah, non lì stavamo ad Amsterdam. No, allora, abbiamo un'altra domanda. Vorrei vai. Tornare io sulla stretta attualità. Sì, la domanda fatemi molto tornare stretta. Sulla stretta attualità. Molto stretta, perché se ho capito lei, bene. Razzi, che lo abbiamo anche accennato, ma lo sì. voglio dire bene, sì. è stato un politico, ma è un comunicatore all'avanguardia, perché lui sta su TikTok, lui accorcia questa distanza con i giovani utilizzando i mezzi di comunicazione. Pensa che io ho conosciuto giovani. Maurizio Crozza quando ho cominciato a imitare Antonio Razzi. Guarda, io ho scaricato delle coperture, se le vogliamo mandare. eccolo qua. Ce l'abbiamo. L'abbiamo eccolo, conosciuto. Sì, sì, sì. Tu l'hai conosciuto in Svizzera così. No, io volevo fare una domanda, perché oggi la politica ha avuto uno scossone che però non ha radici politiche. Ma mica radici, solo la politica private, perché Meloni lascia attraverso un post su Instagram, sta dappertutto poi alla fine, certo. Sì. Gianbruno, per le dichiarazioni che abbiamo letto tutti, no? Ovviamente letto e sentito, letto purtroppo. E sentito, lei si è fatto un'idea di questa storia, Razzi? Ma io credo che questo Gianbruno ha sbagliato. Oh. Questo io non credo. Le Iene l'hanno rivelato, ma che voleva meglio della Giorgia Meloni? È premier, insomma, potrebbe avere tutte le porte aperte, ma molte volte ci sono quelli che vuole di più, vuole di più, non... tira più un a me sembra che se le sia aperte vuole, nulla stringe, vuole, nulla ottiene, capito? Bene. Ma infatti adesso io credo che questo dico adesso, tra l'altro, gli hanno pure chiuso le porte a Mediaset, perché è stato adesso, sospeso. Direi. Senza una lira, senza licenziato. Per me, detto alla Razzi maniera, è sta tirata una zappata sui piedi da solo. Io direi pure sulle palle, Razzi, per quanto è grossa. Io speravo in un fatti cazzi tuoi. Quello lo speravamo. Si vede che non te l'è fatto i cazzi suoi. Lui ha voluto fare i cazzi anche degli altri, allora è rimasto bloccato la porta giusta. Esatto. Un'altra curiosità, Razzi, perché ma quanto siamo curiosi oggi? Sì, siamo curiosi perché io leggevo cose su di lei e ho appreso che nei mesi scorsi, tra l'altro attraverso un'iniziativa nobile, lei si è recato nel confine tra la Romania e l'Ucraina per prestare soccorsi. Sì. E stava Antonio Razzi, che è venuto alla festa di tua sorella, era nella lista nera di Zelensky. Abbassa studito, per favore. Ma perché c'è finito? Come ha fatto? Ma guarda, io sono andato come altri parlamentari a Donetsk, c'era un referendum nel 2018.
Io sono andato a fare un mio dovere di controllare se le votazioni era regolare, e naturalmente abbiamo controllato e visto tutto, ma insieme ad altri. Poi mi arriva una lettera che sono nella blacklist dell'Ucraina. Io sono stato a Kiev molti anni fa, e in tutto ciò, con il corpo diplomatico di Malta e cavaliere di Malta, dove Lello Marra è il presidente, con due pullman pieni di roba che diciamo la regione Campania ha messo a disposizione, noi otto del corpo diplomatico di Malta siamo andati con due pullman pieni di roba. Però io sono rimasto a Siret al confine, perché non potevo entrare, sennò quello va a finire che mi mandavano in guerra, a me mi arrestavano e mandavano in guerra. Ho letto una dichiarazione al confine di Antonio Razzi, che sicuramente posso ammorbidire Putin, sono a disposizione. Allora Razzi, lei oggi ha l'occasione di fare un discorso di ammorbidimento a Vladimir Putin. Cosa direbbe? Che cosa gli direbbe effettivamente per ammorbidirlo? Ma sì, sicuramente che queste cose diciamo non si fa, e che bisogna mettersi davanti a una tavola e discutere il più e il meno, naturalmente, come io ho fatto questa proposta, non mi ci mandano, perché se per caso risolve, come sono riuscito a parlare con Giorgio Luna e con Pazzara, si risolve il problema, cavolo, e poi che gli diamo a Razzi? Allora dice paura. Non possiamo far diventare un angelo Razzi, vedi, se no, sempre tornano gli angeli, ha capito? Allora diciamo hanno bloccato, anzi non mi hanno mai risposto. Ecco, Razzi, il nostro è un paese che non riesce a fare i propri interessi. No, questo non è evidente, non, mi sembra. Non è sensibile, non è meritocratico. No, purtroppo, caro Alessio, è così. Lo so. E c'è molta invidia e molta gelosia, purtroppo. E questo ci porta in molte case anche alla rovina. Io quando facevo i TikTok, che prima avete accennato, nel 2018, quando non sono stato rieletto, perché non sono messo in lista, perché se mi mettevano in lista sarebbe sicuramente stato rieletto, perché poi mi sono messa lì, ho detto ma se ne frega, sono pensionato, faccio vedere a tutti i pensionati che può fare i TikTok con i nipoti, si possono anche cambiare la vita e divertire anche da pensionati. Senti, ma qual è la sua vita da pensionato, Razzi? Sentite. La sua vita pensionata, lei li guarda i cantieri? No, credere alla vita, perché la vita ogni giorno è importante, ogni volta la mattina che ti svegli è sempre importante, sempre fortunato, perché ci svegliamo, e questo l'ho voluto mettere a disposizione di tutti. Certo. Poi nella campagna elettorale di un anno fa anche tutti i segretari dei partiti si hanno messo a fare i TikTok, da Salvini alla Melone, una strada. A Berlusconi. Berlusconi. Perché hanno detto o io sono 5 anni avanti o loro sono 5 anni indietro, sicuramente. È la prima, Razzi. Senta, io le vorrei fare un'ultima domanda, perché il quadro che noi abbiamo di lei, quello che lei risulta per tutti noi, è una persona piena di energia, vulcanica, fa i TikTok, balla, tra l'altro leggevo in una rassegna, ha ballato sui tavoli di un locale qualche tempo fa, ha fatto un macello. È un ballerino. Sono andato alla finale. Sono andato in Calabria alla finale di Miss Venere e ho ballato con tutti i 70 partecipanti a questa finale. Non se ne è lasciato scappare uno. Ho ballato tuca. E insomma ha lasciato come al solito il segno. Le faccio la domanda. Leggo però che sua moglie la vive in maniera diversa, perché gli dice sempre non mi fai fa niente, non mi porti da nessuna parte, e che palle, sempre a casa. Ma perché con sua moglie è così? Io non credo che la moglie si esprima così. Sì, me lo conferma, Razzi. Ma alcune volte sì, perché lei non vuole venire perché non gli piace apparire. Lei è molto riservata e non gli piace apparire. Io invece me ne frego, io vado davanti anche a Cristo, io vado e non ho paura, perché non ho rubato, non ho ammazzato, non ho fatto niente di male, anzi ho sempre aiutato tutti quelli che mi hanno chiesto, ho sempre aiutato, donne, uomini, tutti quelli che mi hanno chiesto, e quello che potevo fare l'ho sempre fatto. Ho fatto una canzone, fammi cantare, che forse l'avete già ascoltato. Vai. L'ho fatto perché ho raccolto
e fammi cantare. Ho fatto questa canzone per raccogliere i fondi per un ragazzo che è rimasto paralizzato a 23 anni il primo giorno di lavoro, e ci voleva 100.000 euro che doveva andare a Zurigo a fare un'operazione. E io mi sono messo a disposizione e ho cantato questa canzone, fammi cantare. Ma ci canta un ritornello, Razzi, adesso? Ce la trovi, Mattia? Fammi cantare, se ce la canta lui. Intanto però l'accompagniamo. Sentiamo il ritornello. Prego, Razzi, canti. Di quello che io faccio non ho mai pentito. Sono stato eletto senatore, anche perché di pane si muore. Poi Crozza mi ha imitato ed ora sono anche famoso. Aramico, te lo dico d'amico, e fatti i razzi tuoi. Bravo! Eccetera, eccetera. È bellissima. Un testo ragazzi. Commovente, meraviglioso, veramente. Lei manda un'energia positiva che nemmeno gli angeli di Craig Warwick. Beh, grazie. Vabbè, fa un complimento. Poi, anche perché a me mi hanno ammazzato. Sì, a te infatti intanto per dare energia. Tanti cantanti che sognano di esibirsi all'Arcimboldi di Milano. Io mi sono esibito all'Arcimboldi di Milano e ci stavano 3.000 spettatori. Ma soprattutto anche a Che Rimanga Tra Noi, che ce ne ha 500.000, Razzi. Capito? Grazie Antonio Razzi, un super vissuto. Grazie mille. A voi. Grazie Antonio. Buona serata a voi e quelli alla radio, a Radio Cusana, che ci ascoltano. Ciao. Ciao. Allora Francesca, noi ci andiamo a bere un goccio d'acqua, lasciamo ovviamente Jessica a limonare con il suo angelo. Ma che ti ha detto Craig prima? Fammi capire. No, potete capire, ma sfonnato. Ma ti ha toccato da qualche parte? Cioè, che è successo? Ecco, no, però no. Scusa, è tra che ti entrano gli angeli, dove ti toccano. La pelle d'oca. Io saluto un astrofisico, divulgatore scientifico, caro amico di Che Rimanga Tra Noi, Gianluca Masi, in collegamento con noi al telefono. Benvenuto Gianluca. Buonasera. Ben trovati, buonasera a tutti e a tutte, eccoci qui. Gianluca, peraltro, come abbiamo detto, astrofisico, è appena tornato da Maker Faire. Che ne sai? C'è un angelo vicino a lui? No, che ne sai? Ma no, io ero lì fino a poco fa. Eravamo fino a poco fa tutti quanti a Maker Faire. Giusto Gianluca, come sta andando? Assolutamente, molto bene. Questa mattina in particolare abbiamo avuto parecchi studenti che evidentemente attratti dal tema del cielo, nella fattispecie, visto di quello che dico, sì. Amico, sono stati veramente con domande, curiosità, sono stato veramente, veramente molto contento, ecco, se posso dire. Beh, certo che puoi dirlo. Allora, io ti voglio fare una domanda relativa alla nostra puntata. Noi abbiamo, non so se hai avuto modo di vederlo, abbiamo avuto qui in studio Craig Warwick, che è definito qui in Italia il messaggero degli angeli. Abbiamo molto pianto, ci siamo commossi, gli abbiamo di fatto creduto. Tu credi negli angeli da scienziato, Gianluca Masi? Allora, questa è certamente una dimensione affidata al personale, perché ovviamente la scienza non ha contezza di simili presenze, né ne ha bisogno certamente, questo mi preme dirlo. Io personalmente non credo che l'universo sia necessariamente venuto fuori dal caso, ecco, questo ci tengo a dirlo, però certamente l'esperienza astronomica, osservando nelle profondità, negli abissi dello spazio, non ha mai manifestato evidenze, riscontri sperimentali di simili presenze, quindi nell'universo noi angeli non ne vediamo. Quindi quando praticamente qualcuno dice parlo con l'universo, l'universo mi sta parlando. In teoria? Ma sono un insieme di forze, credo, no? Energie. Beh, quello la scienza pratica, c'è energia nell'universo, no? Sicuramente, magari anche percepibile da noi, Gianluca? L'universo è compiutamente descritto dalle leggi della fisica. Noi nei secoli abbiamo con grande impegno e certamente anche premiati per l'audacia della scienza, abbiamo potuto estrarre almeno in parte le regole del gioco, e con il passare del tempo questa nostra conoscenza si raffina, riusciamo a descrivere, a rendere in forma di modello e di teoria molti dei fenomeni dell'universo. Ecco, quindi la scienza procede per passi,
con grande come dire modestia, perché la scienza è comunque al cospetto di qualcosa di molto grande, però anche con la consapevolezza che siamo in grado di decifrare e comprendere i fenomeni fisici straordinari che vediamo ovunque nell'universo. Allora Gianluca, io so, vado a chiedere ai miei amici se vi piacciono i gatti. Vi piacciono i gatti? No. Non vi piacciono? Cioè, non è che li odio, però non Gianluca, è... Gianluca Masi ha detto che le comete sono come i gatti. In che senso, Gianluca? A Jessica e ad Alessio non piacciono i gatti. No, perché sono imprevedibili. Oh, vabbè, sono imprevedibili. Non mi fido, è vero. Vediamo che percezione c'è di loro, infatti. Quindi per te, Jess, il gatto è imprevedibile. Per te? Sì, sì, non mi fido, perché ti graffia. Un secondo ti fa le coccole, dopo ti graffia. Per me, per esempio, è un grande opportunista. Ma ha a che vedere con questo, questa definizione delle comete? Comete che hai dato del cielo? Ecco, le comete non, fortunatamente non hanno artigli, però hanno un tratto di grande imprevedibilità. Quando una cometa viene scoperta e magari ci si domanda come la vedremo mentre quella si avvicina al Sole, magari alle volte ci lasciamo andare in delle previsioni ottimistiche che danno quasi il presagio di un grande spettacolo, salvo poi la cometa invece produce un fenomeno modesto o viceversa. Quindi in tal senso, infatti, sorridevo quando avete detto voi imprevedibili, perché è esattamente così che sono le comete. Una coda ce l'hanno, e anzi alle volte ne hanno due o tre. Wow. La fisica delle comete è molto affascinante, molto complesso tra l'altro, però sono anche imprevedibili. Quindi ecco, tra l'altro, se una di queste comete non si comporta, cioè, pur comportandosi da gatto con una coda, non sarà dispettosa, noi tra un anno potremo parlare, grosso modo tra un anno, di una cometa imponente che si vedrà nel nostro cielo. Bellissimo. Sì, incrociamo le dita vedi? Incrociamo le dita e le code. Sì, aspettiamo. Allora, abbiamo una prima domanda dal web. Vai. Per Gianluca. Vai, poi ce n'ho una io. Allora, il fenomeno più particolare che le è capitato di studiare? Questa è una bella domanda, anche perché mentre l'ascolto, mentre penso ad una risposta, in rapida sequenza mi tornano alla mente i tanti momenti che ho trascorso al cospetto delle stelle. Ne sono tanti, tra l'altro, anche fatti di scoperte, peraltro. Sì, sì, ecco, sì. In questo sono stato fortunato e premiato per le mie tante insonnie, perché l'attività astronomica notturna impone che si rinunci al riposo, e questo ovviamente a lungo andare è un po' un problema. Ad ogni modo, ecco, proprio con le comete, io ricordo nel 1997 la grande cometa Hale-Bopp, che diede spettacolo per mesi, è stata probabilmente l'evento astronomico più osservato nella storia, perché si vide ad occhio nudo per un lungo tempo, un tempo record per una cometa, e addirittura si vedeva dalle città, nonostante le luci, per quanto era imponente. Quindi la cometa Hale-Bopp è stata senza ombra di dubbio una delle esperienze astronomiche che ricordo con maggiore emozione e con più, francamente, con maggior anche, capacità quasi di recuperarla e riviverla, se posso metterla in questi termini. Sì, la cometa Hale-Bopp vince sicuramente, ed è la risposta giusta. Pensa che per me è stata la vacanza in Spagna a 20 anni. Sì, quindi esatto, pensa come siamo cresciuti diversamente. E allora Gianluca, io ti vorrei fare una domanda. Si vedeva anche lì, infatti sì, siamo tutti sotto lo stesso cielo, diceva nonna. Allora Gianluca, quello no, diceva pure nonna. Okay. Allora Gianluca, adesso ti faccio una domanda bellissima, perché oggi ho detto, se fossi un astrofisico, che domanda mi piacerebbe ricevere? Ma non lo sei, quindi non puoi saperlo. La seguente, che ovviamente ho formulato sulle praticamente nulle conoscenze che ho del cielo, però ti chiedo, le stelle, in fatto di importanza per la vita umana, sono state più importanti per gli antichi o sono più importanti per l'uomo di oggi? Ovviamente non dico di questi anni, ma di questo secolo. C'è una differenza? Sono importanti allo stesso modo? Allora, le stelle in passato, soprattutto in epoca storica, avevano un grande significato, tanto che addirittura venivano adoperate nella loro visibilità stagionale proprio per scandire lo scorrere del tempo. Esatto. Ci sono stelle i cui nomi ci ricordano proprio questo, stelle che apparivano al momento della mietitura portano nomi identificativi di quelle azioni, spica per esempio, la spiga di grano,
E poi potrei proseguire a lungo. Sì. Quindi in passato le stelle avevano un ruolo importante nella vita, certamente, sì, proprio nel modo in cui permettevano di organizzarlo. Al giorno d'oggi in parte questo si è perduto, il cielo non lo vediamo più, ci sono troppe luci, troppo inquinamento luminoso, ma le stelle hanno acquisito un altro significato utile alla vita, cioè abbiamo scoperto che sono state loro a sintetizzare il carbonio, ovvero l'elemento centrale della biologia umana. Quindi come cantava ingenuamente Alan Torrenti ormai forse 50 anni fa, sì, siamo figli delle stelle. Siamo figli delle ed stelle. È un'assoluta verità scientifica. Tra l'altro, Jessica, c'è anche una stella che ha il nome di Jessica. Sì, 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 perché sono proprietaria di una stella che mi è stata regalata. Lo stella dici regalata con una leggerezza, no? Che è invidiabile. Gianluca, c'ho anche un albero. Vedi, c'ho un albero, una stella e una mucca. Dobbiamo fare un inventario. Comincia a essere importante. Prima della domanda di Jess, perché credo forse magari anche da assist, voglio sapere di che segno è Gianluca Masi. Beh, questa è una domanda che agli astronomi non piace, però lo so, che siamo lo tra so, amici, ma a noi piace invece scomodarli. un astrologo direbbe che sono dell'acquario, ma io potrei tranquillamente dirgli che si sbaglia di un segno, come questo vale per tutti, perché il cielo cui fa riferimento l'astrologia, e che quindi attribuisce ciascuno di noi in base alla nascita, è purtroppo un segno avanti. Esiste un fenomeno noto da più di 2000 anni, soltanto gli astrologi non lo conoscono, che è chiamato precessione degli equinozi, che fa sì che chi è di un segno X in realtà sia di X-1. Questa forse oggi è la dobbiamo andare indietro della giornata, quindi sì. Quindi Morigi è dei pesci, sì, questa cosa mi conforta. Jess, allora no, volevo parlare di fasi lunari. Hai mi visto? Affascina tantissimo bene. La luna, allora volevo sapere qual è la, parlando che scienza comunque anche legata ai numeri, no? In qualche modo, sì, volevo sapere qual è la possibilità di, perché le fasi lunari, diciamo che la stessa luna si appare ogni 29 giorni se non mi sbaglio, giusto? Sì, il ciclo lunare visto dalla Terra è quello. Esatto, quindi qual è la possibilità di incontrare una persona che nasce con la stessa luna a differenza di anni? E se c'è una connessione, per esempio? È una domanda matematica, effettivamente, no? Non c'è niente con allora, l'astrologia. No, esatto. Perché magari tu sei nata in un giorno in cui c'era un tipo di fase lunare, io un altro, però magari non c'entra niente. Però magari io e te siamo nati in due giorni diversi, mese, anno, e però abbiamo la stessa luna, fase lunare. Sentiamo. Allora, grosso modo, ovviamente se uno volesse proprio essere scrupoloso dovrebbe mettersi a tavolino e calcolare con la raffinatezza del giorno, però siccome un anno contiene poco più di 12 lune piene, perché 12 mesi lunari sono 12 mesi di 29, come se fossero 12 febbrai bisestili, per dire, no? Mentre l'anno dura di più, perché è più lungo, a giorni da 30 e da 31, quindi di fatto ogni anno quasi a parità di giorno, cioè allora oggi che fase lunare c'è? X. Tra un anno, oggi come oggi, c'è quasi la fase opposta, quindi grosso modo sono un paio di anni, grosso modo. È chiaro che un ragionamento dettagliato dovremmo farlo al tavolino, tener conto magari se c'è un anno bisestile che rosicchia un giorno e via discorrendo, però non è come vedete, non è cosa rara, perché tra la luna la fase di oggi e quella di oggi tra un anno esatto, grosso modo c'è una differenza di metà ciclo lunare, quasi un giorno al mese perde la luna sostanzialmente, o meglio guadagna, e quindi dopo un anno ha quasi fatto 12 giorni, che è poco meno di 14, che è la metà del ciclo. Quindi non serve, quindi, che mi dica vedete, che abbia perso il conto quando ha iniziato a parlare Gianluca, giusto? Quindi, no, io ho capito che quanto fa? 12. Brava! Grazie! Brava come i mesi dell'anno. Grazie, vittoria. Un applauso per la nostra Pierri che ha seguito tutta l'equazione. Gianluca, noi invece purtroppo dobbiamo salutarti. Jessica, io non l'ho capito se tu incontrerai questo del segno tuo, ma dei 3 anni più grande, ma dalla stessa luna. L'importante è guardare alle stelle. Sì. Gianluca, dici. Sì. No, una cosa volevo dire, che la nonna del nostro amico aveva ragione, perché noi siamo sotto lo stesso cielo. E voglio citare un proverbio serbo che trovo molto bello, che dice:
sii umile uomo che sei fatto di terra, ma sii anche nobile perché sei fatto di stelle. Ecco, questo mi piaceva condividerlo oggi con voi. Se non ce lasciate bellissimo, un brivido non siete brivido. Contenti grazie, grazie, grazie a Gianluca grazie, Masi, un astro poeta, grazie a voi, esatto. Buon grazie. Proseguimento, buone stelle, grazie, grazie. Buone stelle e anche buona a te. Luna, guarda che rimanga da noi te e cambia. Buona luna, arrivederci, te cambia l'anima, sei stranita, c'è già una storta, no, ma ti aspettavi un altro calcolo, la luna, no, ma no, ma fatto così, no, quindi no, vuol dire che c'è non... la luna storta, sì, storta la luna, sì, no, secondo me l'angelo è ancora presente in me, comunque. Io vabbè, spero però, ma poi andare. Che ti faccio come col vuoi tavolo, ti faccio con l'acqua, non lo so, allora oggi abbiamo ascoltato tantissima musica, tantissima musica, sì. Abbiamo ascoltato, ma era uno scherzo, sì, immagino fosse sarcastico, vogliamo applausi random. Senti, allora senti, facciamo una cosa, io faccio intanto, facciamo una trafila di applausi, risate finte, tossi. Allora io faccio un ringraziamento, sì. Prima, anzi due. Dai. Così me ne levo due, sennò dopo mi scordo. Abbiamo il violino? No, allora io c'è voglio un violino, un attimo violinetto. Vai. Violinetto, non lo so, una musica comunque suadente, un tappetino musicale atto al cuore di Morigi, ce l'abbiamo? Sta pensando Mattia. Magari prima che mi scordo, perché ho una memoria breve. Non è che vero, non è breve, guarda, non è però. Eccoci qui. Vai Maurizio. Allora, sfrutto questi pochi secondi per fare due ringraziamenti su tutti. Uno lo dedico alle bimbe di Alessio, che sono ragazze terribili che sto conoscendo e che mi ricordano un po' una canzone, una musica, delle parole che mi hanno accompagnato per la mia infanzia, perché me fanno sentì importante quando che non conti niente. Quindi grazie alle bimbe di Alessio e adesso, grazie. Mamma mia, grazie, esploderà adesso. Grazie alla quinta puntata a Tommaso Martinelli, che è un collaboratore, un amico, una presenza anche lui preziosa accanto a noi e accanto a che rimanga tra grazie, noi. Grazie, grazie a Tommaso, grazie. Martinelli. Devo me li sono levati. Devo fare un'analisi grammaticale, logica e del periodo per quello che mi è appena successo. Lo faremo. No, ma noi verificheremo nel weekend quello che ci è successo. Le voi stiamo vicino comunque. State con noi, oddio. Non ci lasciate mai. Esatto. Ciao. Che rimanga tra noi. Con Alessio Morigi, Francesca Pierri e Jessica Selassie.